Vediamo subito come connettere il nostro T-Pad all'antenna, al GNSS. Dunque, utilizzeremo una AMLID Reach RS2, quindi primo step andare nel menu di T-Pad, impostazioni, antenna, e qui troviamo immediatamente il configura antenna. Clicchiamo su configura antenna, dobbiamo scegliere se vogliamo configurarla in modalità Bluetooth o Wi-Fi. Scegliamo la modalità Wi-Fi. Procedi. Adesso il dispositivo sta cercando le Wi-Fi alle quali siamo connessi. Selezioniamo Reach RS2 che ha già trovato e andiamo su conferma. Adesso la nostra antenna è stata configurata. Modello, già è stato preso Reach RS2. Una cosa molto importante a questo punto è andare a verificare all'interno dell'app nativa di AMLID se le impostazioni sono corrette. In questo caso andiamo nella nostra app AMLID, Reach View. Ecco, qui la cosa da fare adesso è andare nel menu Position Output e andare a verificare che uno di questi output, facciamo l'output 2, sia in formato NMEA. Questo è molto importante perché viene letto il formato NMEA. La prova del 9 la facciamo sempre con T-Pad perché adesso andiamo direttamente all'interno della zona dove possiamo creare il nostro libretto. Facciamo più, creiamo un nuovo libretto di test, confermiamo e cliccando su GNSS verifichiamo che le informazioni vengano ricevute. Tutto perfetto. La nostra antenna è correttamente configurata e siamo pronti per effettuare il nostro rilievo.